E quindi io do il benvenuto e saluto cordialmente il senatore Agostino Santillo, che è vicepresidente del gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Buonasera senatore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi. Allora, senatore, partiamo dalla notizia della nomina di Francesco Paolo Figliuolo come commissario straordinario per l'emergenza Covid, uno dei primi atti, potremmo dire, dei primi interventi del Premier Draghi, un intervento che naturalmente dà il ben servito ad Arcuri, che tra l'altro tra 17 giorni avrebbe festeggiato il suo primo anno da commissario straordinario. Ora, oggi i giornali non parlavano d'altro, non facevano che analizzare questi 12 mesi da commissario dell'amministratore delegato di Invitalia. Secondo lei, come ha operato Arcuri? Ha fatto degli errori? Io ritengo che Arcuri abbia lavorato bene in tutta la prima fase della pandemia e questo è un qualcosa che non dico perché è stato nominato dal nostro presidente Conte, ma benché lo dicano i fatti. L'Europa ci ha riconosciuto l'eccellente lavoro fatto da Arcuri e anche altri paesi nel mondo. La stessa Ursula von der Leyen ha detto che l'Italia era un paese in cui si erano raggiunti risultati notevoli dal punto di vista della vaccinazione. Ora è chiaro che in questo momento il presidente Draghi, facendo riferimento ad un nuovo commissario Figliuoli, nei fatti sta gestendo più, sembra di capire, quella che è la logistica dei vaccini. Perché ricordiamoci che questa prima ondata vera, su cui poi è partita la pianificazione dei vaccini, si è dovuta scontrare con la difficoltà delle case di produzione dei vaccini, le quali a un certo momento hanno praticamente arrestato le produzioni. E lì non me ne voglia il commissario Figliuoli, o ci sia lui o ci sia Arcuri, poco cambia. L'importante è che Certo. arrivano, e ripeto, con la logistica e con la territorialità per la vaccinazione siamo sicuri che possiamo raggiungere tutti gli italiani. Ma secondo lei non è stato un po' un errore o è stato un po' troppo affidare tutto ad Arcuri, commissario per la scuola, per i vaccini, per le mascherine, anche per il dossier Ilva? Poi alla fine lui si è ritrovato ad essere anche il capro espiatorio di tutto quello che stava accadendo, qualsiasi cosa Arcuri. Ebbene, diciamo che sicuramente un sovrappeso di lavoro c'è stato, però è anche vero che è un momento che nessuno si aspettava. Quindi, in Certo. emergenza, visto tutta la sua esperienza, tutta la macchina pure burocratica dei lavori pubblici, servizi pubblici, forniture pubbliche nel nostro paese, allora ecco che ci si è affidati a chi era ben preparato. Chiaro che tornando indietro qualcosa si potrebbe anche sistemare con la ristruttura, ma adesso facciamo i conti su ciò che è stato. E bisogna sistemare quello che Ecco, allora chiudiamo il capitolo Arcuri, soltanto vorrei da parte sua un commento. Pare che appunto l'ex commissario avrebbe detto, lanciato il suo pronostico in un certo senso. Alla fine ci salverà Sputnik, ovvero il vaccino russo. Lei che ne pensa? penso che in questo momento per il vaccino Sputnik ancora non sia finita tutta la procedura di validazione, quindi lanciarsi in questi, diciamo, strati positivi, io la vedo diversamente, sarei più cauto e speriamo che la vaccinazione possa essere pronta anche direttamente in produzione in Italia. Bene, cambiamo argomento, voltiamo pagina e entriamo nel merito del Movimento 5 Stelle. Allora, nel weekend c'è stato questo incontro dei vertici in un hotel a Roma che secondo gli esperti, anzi passerà alla storia questo incontro, perché il movimento che è entrato non è lo stesso movimento che ne è uscito. Lei che cosa ne pensa? È appunto un nuovo inizio di un movimento con una marcata identità liberale e moderata, come anticipato anche da Di Maio? Penso che il movimento sia quella forza di cambiamento che non c'è mai stata praticamente nel nostro paese. Noi non siamo più quelli del primo movimento dei vaffadei. È chiaro che il movimento si deve plasmare secondo le esigenze e in maniera elastica è passata da un movimento di protesta pura, si è presentata alle politiche nel 2013, ha fatto poi una legislatura intera alle opposizioni, ma poi nel 2018 si è confrontato con una diversa realtà. Abbiamo dovuto governare paese, Certo. prima con
1, poi col Conte 2. Adesso abbiamo risposto all'appello lanciato dal Presidente Draghi e con altre forze politiche stiamo responsabilmente amministrando il Paese. Il Presidente Conte era una risorsa del Movimento 5 Stelle, una persona messa a disposizione di tutti gli italiani dal Movimento 5 Stelle, perché ricordiamo che il Presidente Conte era nell'allora squadra dei ministri che il nostro candidato Luigi Di Maio proponeva agli italiani, e quindi il suo contributo all'interno del movimento è benvenuto e sono sicuro che anche lo stesso movimento servirà al presidente Giuseppe Conte per dare una risposta al progetto all'Italia migliore di quello che è stato il movimento adesso. Ma come sarà questo movimento con la guida di Conte? Lo studioso De Masi ha teorizzato che sarà un socialismo liberale. Lo stesso Conte, se non sbaglio, ha detto che l'asse sarà quello del centro-sinistra. Noi continuiamo ad avere i nostri valori fondanti, siamo dei progressisti, siamo una forza politica fortemente ambientalista, volta all'ecologia e sono sicuro che la presenza di Giuseppe Conte servirà a unire le varie anime che il Movimento 5 Stelle ha, perché il Movimento 5 Stelle è comunque conformato da diverse figure, lo sappiamo, quindi diversi spiriti. È sempre un movimento di ragionamento, in confronto. Il presidente, l'ex presidente Giuseppe Conte, sarà la sintesi attorno ai temi del Movimento 5 Stelle di queste varie anime che animano il Movimento 5 Stelle. Quindi, senatore, con il fatto che Conte abbia accettato dunque di guidare il movimento verso una nuova era, ha fatto cadere completamente l'ipotesi di cui si discuteva di un Conte federatore del centro-sinistra. E come cambiano? Cambieranno i rapporti adesso o si rafforzeranno o si andranno un po' a sciogliere i rapporti con il PD e l'EU? In questo momento siamo impegnati a capire come riorganizzare il Movimento 5 Stelle, stiamo aspettando anche la proposta, taglio appunto di Giuseppe Conte, su come migliorare il movimento e ricordiamo che qualsiasi proposta comunque passerà attraverso la rete, finché sia sempre la rete dominante. Sarà anche in quel caso che potrà essere oggetto di valutazione degli iscritti la proposta di come andare avanti ed eventualmente col centro-sinistra. È chiaro che abbiamo alle spalle un'esperienza di governo col centro-sinistra, con PD e con LeU molto positiva e quindi caso per caso nei territori vedremo come e dove poterla portare avanti, anche come proposta ad esempio ai vari livelli amministrativi. Senatore, la maggior parte dei vostri nemici, diciamo, vi rimprovera il fatto che i quesiti che vengono sottoposti alla base, agli attivisti attraverso Rousseau, in realtà siano un po' calati dall'alto, cioè insomma tendono comunque ad andare a confermare quella che è la linea dei vertici. Ora, l'incontro che c'è stato al forum per Conte segna una nuova era nella quale anche lecitamente, cioè un partito prende le sue decisioni attraverso i suoi vertici e non attraverso la base, perché tra l'altro vi è stato molto contestato l'utilizzo di Rousseau per consultare gli attivisti, perché, mi corregga se sbaglio, può essere anche un qualsiasi X, un certo Mario Rossi, che non segue mai la politica, non segue gli sviluppi, però nei momenti cruciali poi vota, magari senza neanche cognizione di causa. Questo potrebbe cambiare. Quale sarà il ruolo di Rousseau? Allora, fino adesso abbiamo sempre fatto decidere i nostri iscritti e per codice anche deontologico ogni portavoce, qui si chiama così, perché porta la voce dall'esterno, appunto degli iscritti, entro l'istituzione. Adesso come sarà? Ripeto, dobbiamo aspettarci una proposta da parte di Giuseppe Conte di miglioramento anche di questa parte di valutazione della rete. È chiaro, lei mi lanciava la provocazione del quesito, ci sono stati alcuni quesiti, chiamiamoli così, poco chiari. Però è anche vero che quando si finisce in un quesito per chiedere il sì o il no, come è accaduto per esempio per il sostegno al governo Draghi, è chiaro che votando sì si doveva poi accettare la coalizione con alcune forze politiche che ci sono state fino ad oggi indigeste. Quindi direi aspettiamo la proposta del Presidente Conte e poi lì capiremo se continuerà e come a votare la base. Di certo risponderemo sempre
ad un'associazione di iscritti. Questo mi sembra chiaro per quello che è lo spirito di trasparenza e di democrazia partecipata del movimento. Senta, ma quindi l'ipotesi di un organo collegiale che doveva tra l'altro essere deciso o comunque votato in questi giorni, c'è, non c'è, è caduta, Conte sarà uno di loro? Questa parte non è molto chiara a noi comuni spettatori di ciò che accade nel movimento. Sicuramente una di quelle parti in via di definizione. Il Movimento 5 Stelle si compone di diverse anime, queste anime si dovrà fare in modo che possano comporre un organismo collegiale di segreteria, di coordinamento, vedremo come chiamarlo, la cui sintesi, quindi il cui vertice sia Giuseppe Conte. Questo è l'obiettivo e questo mi aspetto che poi si realizzi. Ecco, alcuni giornali invece ritengono che Grillo voglia definitivamente accantonare l'ipotesi di una segreteria anche proprio per non ostacolare l'operato di Conte, gli vorrebbe dare in un certo senso carta bianca. Ma io ritengo che se l'ex presidente Giuseppe Conte propone un progetto del genere, che veda lui a vertice con le anime del movimento, quindi le grosse nostre figure, portatrici sane di interessi all'esterno, che lo condividono, incluso noi gruppi parlamentari, i nostri attivisti, beh, ben venga. Allora, adesso analizziamo un'altra questione che sta generando un po' di malumori già da alcune settimane, ed è la questione degli espulsi. Circa 40, se non mi sbaglio, sarebbero gli esponenti del Movimento 5 Stelle tra Camera e Senato espulsi all'indomani del non voto di fiducia al governo Draghi. È vero che Grillo vorrebbe l'amnistia per tutti? Più che essere vero, questo è vero che è possibile per il nostro garante, cioè Beppe Grillo, poter rivedere il giudizio che adesso è negativo, cioè quello dell'espulsione, che poi nasce dal fatto che i parlamentari hanno votato in dissenso dal gruppo parlamentare, quindi è un atto politico a cui poi ha fatto seguito l'espulsione dal Movimento 5 Stelle. È nelle prerogative di Beppe Grillo rivedere questo giudizio. Se lo rifà, ben venga, altrimenti andiamo avanti così. Perché, ripeto, non è che chi ha votato sì, tra cui me, ha votato sì nel pieno spirito di coinvolgimento del Movimento 5 Stelle in questo governo. Ha votato sì perché ha risposto all'appello del Presidente della Repubblica, perché glielo ha detto la rete con la votazione su Rousseau, perché lo ha chiesto il garante, perché lo stesso Giuseppe Conte ha detto di valutare favorevolmente l'ingresso in questo governo. Alcuni dicevano che Conte sarebbe stato spinto dallo stesso Crimi a dire di appoggiare Draghi proprio per non creare una spaccatura all'interno del movimento, a distanza di un mese ormai. Che ci dice lei in merito? Guardi, C'era una dico stilla di sincero, verità? ti dico la verità, io sono stato presente quando Giuseppe Conte ha incontrato alcuni parlamentari prima che Vito Crimi e gli altri direttivi, presidenti dei gruppi parlamentari, incontrarono il presidente Draghi. Ero lì, quindi c'era anche Giuseppe Conte e il nostro Beppe Grillo ha offerto a Giuseppe Conte un ruolo all'interno del movimento, all'interno di questo governo. In quel momento il presidente Giuseppe Conte da solo ha risposto: non è il momento dei no, e soprattutto non è il momento in cui devono comandare i mal di pancia. È il momento di rispondere in senso alto, con senso di responsabilità, all'appello del Presidente della Repubblica. Poi dopo parleremo del progetto. Siamo arrivati adesso a parlare finalmente del progetto di Giuseppe Conte con il Movimento 5 Stelle. Ora le leggo due righe che, mi corregga se sbaglio, è un suo post, un post pubblicato su Facebook circa un mese fa, quando quindi ancora si discuteva, si attendeva l'esito del voto di Rousseau, se o meno appoggiare Draghi e quant'altro. Un governo di alto profilo, senza voler mancare di rispetto al presidente Mattarella, ma un presidente di altissimo profilo, questo paese ce l'aveva già, con diversi alti profili anche nella squadra di governo, perché l'alto profilo si dimostra sul campo, nel lavoro quotidiano al servizio dei cittadini e nessuno dei nostri ministri si è mai risparmiato. Se però per alto profilo si intende essere vicino all'élite, allora sì. Il nostro profilo è proprio basso, così basso da impedirci di votare per un governo tecnico guidato da qualcuno che ha solo un curriculum brillante, ma che le vere esigenze dei cittadini da così in alto non le vede. Noi, e conclude, non voteremo Mario Draghi. Questo è un suo post, senatore, se non sbaglio.
E se non sbaglio finisce nel dire che non voteremo Mario Draghi in quattro diverse lingue, giusto? Sì. Allora, è chiaro, lei nella lettura ha affrontato la chiave centrale, cioè il governo tecnico. Noi non Ecco. volevamo assolutamente un governo tecnico. Questo è un governo tecnico-politico. Lo dice anche la presenza dei Forse anche più numerosi ministri. politico che tecnico, se parliamo Assolutamente. numericamente, se andiamo a vedere proprio nei Quindi, numeri. a bocce fredde possiamo dire che in quel momento si stava andando verso un governo tecnico, quindi la politica veniva messa da parte e decidevano soltanto organismi tecnici. Questo noi non lo volevamo ed eravamo stati chiari. Dopodiché si è aperto un ragionamento e quel posto sta ad indicare che il lavoro svolto con il presidente Conte era stato un lavoro eccellente. Tanto è vero che proprio le prime misure che il presidente Draghi sta prendendo continuano in quel solco. Guardi, Assolutamente. la transizione ecologica rappresenta un patrimonio per il Movimento 5 Stelle ed è un tema su cui il Movimento si è sempre concentrato. E la realizzazione di un ministero destinato a questo scopo è soltanto il primo di una lunga serie di provvedimenti che, ripeto, anche col Presidente Draghi porteremo avanti come forza politica e non tecnica Movimento 5 Stelle e che fanno parte del programma con cui il Movimento 5 Stelle si è presentato agli italiani nel 2018. Quindi, per essere chiari, queste parole lei le scriveva prima, naturalmente, di sapere che Draghi sciogliesse la riserva e quindi comunicasse la squadra dei ministri. Poi sono arrivati i ministri, sono arrivati anche i sottosegretari. Sì. Adesso che la squadra è completa, lo possiamo definire il governo dei migliori? Per me deve essere il governo dei fatti. Abbiamo fatto troppe parole intorno a questo governo, anche sulla modalità, su come è nato. Soprattutto ricordiamoci che è stato defenestrato da un momento all'altro il governo precedente che stava facendo benissimo, un governo avanguardia in Europa. Quindi questo deve essere il governo che sul solco di quello precedente e con la visione verso il futuro, con la transizione ecologica, fa uscire l'Italia dal Covid, che ripetiamo è una crisi prima sanitaria, poi economica e anche sociale. Assolutamente. E, che ne pensa? È quasi un mese ormai che Draghi è a Palazzo Chigi. Che ne pensa di questi suoi primi giorni di operato? E soprattutto riguardo alla modalità di intervento per la pandemia, lei rileva una certa discontinuità rispetto a quello che era l'agire di Conte, una discontinuità che tra l'altro è stata richiesta a gran voce dai partiti di centrodestra, allora nell'opposizione, ad oggi al governo. Allora, due cose. La prima cosa, in questa prima parte di lavoro del governo Draghi abbiamo potuto esaminare per esempio il decreto mille proroghe e già lì si capisce come è stato utile per il movimento stare in questo governo, perché se le trivellazioni non potranno essere autorizzate con una proroga fino a settembre è dovuta al fatto che lì c'è il movimento, come il fatto che non è stata eliminata la prescrizione, cioè non è stata eliminata la parte prescrizione così voluta dal nostro ex ministro Bonafede in attesa ovviamente di una riforma di tutto il codice penale, perché lì c'è stato il Movimento 5 Stelle. Quindi questa è una risposta politica. Per quanto riguarda il tema vaccino, dobbiamo ricordarci una cosa, sono subentrate le varianti del vaccino. Quindi è chiaro che bisogna migliorare questo sistema. Come migliorarlo? Per il Movimento 5 Stelle è necessario dare una risposta il più territoriale possibile. Bisogna fare in modo che questi vaccini possano essere somministrati, ad esempio, dai medici di famiglia, all'interno delle unità territoriali, ad esempio, che sono presenti in tutta Italia. Cioè bisogna fare in modo di avvicinare la somministrazione del vaccino al cittadino. E così sta andando tra. Quindi speriamo che si continui così. Quindi un giudizio positivo per queste prime Assolutamente sì. settimane. Ritornando a Conte, allora lui ad oggi, lo sappiamo, non è all'interno del Parlamento e c'è chi anzi in questo aspetto ci vede un qualcosa di positivo perché dice potrà, essendo libero da impegni parlamentari, potrà girare i territori e ricompattare il movimento. Ecco, andrà in questa direzione Conte da leader del Movimento 5 Stelle o punta a un ruolo più attivo all'interno dei palazzi, quindi alle famose suppletive di Siena. Io penso che Giuseppe Conte, per come l'abbiamo conosciuto e anche per come si è mostrato in questo momento di crisi al governo, sia più fattivo di quello che immaginiamo. Quindi penso che tutto in questo momento lui stia valutando che non stare nel palazzo. Si darà
Spero, anche come lo dico io da eletto del Movimento 5 Stelle, da portavoce del Movimento 5 Stelle, anima e corpo per ristrutturare, per aiutarci poi noi assieme a lui a riorganizzare il movimento, a renderlo più forte di prima, più vicino ai territori. Perché nel mentre c'è chi già sta facendo un tour sui territori. Rousseau incontra la base e il tour proprio di Davide Casaleggio. Ma quale sarà il ruolo di Casaleggio nel movimento? In questo momento il ruolo di Casaleggio è quello di amministrare Rousseau, che è uno strumento di cui si avvale il movimento. Quindi, quel percorso che sta facendo Rousseau crede che possa essere il miglior percorso per lui perseguibile come piattaforma da poter offrire a un soggetto politico. In Un questo fornitore di momento, però, servizi, questo quindi. soggetto politico sì, sta facendo la propria valutazione e riorganizzazione, e credo, anzi, è sicuro che in questa riorganizzazione saranno rivisti anche i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e Rousseau. Senta, ma è vero che come movimento state pensando al superamento del limite dei due mandati? Per quanto ne sappia io, no, in questo momento non è in valutazione. Va bene, senatore, noi ci fermiamo qui. Io però, prima di salutarla, vorrei chiederle invece un parere sulla questione che andremo ad analizzare subito dopo la pubblicità con l'ospite che la segue, ed è la situazione dell'Arabia Saudita, perché nel pieno della crisi di governo, appunto, Renzi sappiamo che si è recato a Riyadh per un'intervista, una chiacchierata, quello che è, con il principe Mohammed bin Salman, e che poi qualche giorno fa è stato reso pubblico un documento che in realtà era già pronto da tempo, ma rimasto top secret, della CIA, che riguarda il coinvolgimento, il ruolo di Salman, del principe, nella sparizione, don dell'uccisione, dello giornalista Khashoggi. Che cosa ne pensa lei dei voli di Renzi? Penso che Renzi è stato ed è troppe volte incauto. Un rappresentante del popolo italiano, prima di incontrare e farsi promotore di certe iniziative, dovrebbe valutare bene le persone che incontra. Io non voglio pensare che ci sia soltanto un motivo economico in questi incontri, non lo so se c'è, però so di per certo che il motivo politico veramente è inesistente. Renzi dovrebbe passarsi l'anima per la coscienza, quindi pulirsi l'anima e capire che forse queste cose non andrebbero fatte. Ma Sono dovrebbe di. fortemente preoccupato io che un rappresentante del popolo incontri persone che poi sono coinvolte in queste storie. Ma dovrebbe dimettersi secondo lei? Perché sembra si stia facendo sempre più forte questo gruppo che chiede le dimissioni di Renzi, o comunque tutti chiedono spiegazioni. Sono sufficienti quelle che ha dato? Assolutamente no, ci sono troppe zone grigie. Guardi che come forza politica il Movimento 5 Stelle ne ha fatto un vanto della trasparenza. Per me assolutamente sì, dovrebbe dimettersi, ma io anche per me mi dimetto. Bene, è stato chiarissimo. Senatore, io la ringrazio. Grazie ad Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, per essere stato qui con noi. Le auguro una buona serata e anche una buona fortuna per questa nuova compagine del Movimento 5 Stelle. Grazie, senatore. Grazie a lei. Grazie.